Allora, questi bei ragazzi sono venuti nel nostro camerino per un motivo, immagino. Sì, raccontateci allora che volete da noi, eh? Beh, abbiamo un'offerta davvero molto molto interessante. Per favore, non rifiutatela, ok? Vorremmo invitarvi in un posto davvero speciale. Ragazzi, ma quale posto? Vorremmo che veniate con noi in un'altra città, sapete? Una città piena di intrattenimenti sarà fantastico. Ci saranno stanze magiche, stanze horror. Sarà fantastico. E ci sarà una stanza per i baci. Ok, siamo d'accordo. E Romeo? Alt, non porteremo né Romeo né Timothy. Non dovrete dirlo né a Nat né a Mary, perché si annoierebbero lì senza fidanzati. In realtà siamo una squadra e noi siamo inseparabili, assolutamente, sì. Pensa se loro dovessero rimanere qui, non ci parlerebbero mai più. Ma loro non lo sapranno, perché non glielo diremo? Mentiremo dicendo che stiamo partendo con i nostri genitori. Dovrete inventare qualcosa per Nat e Maya. Ragazzi, non vogliamo mentire. Sì, non è carino. Ma noi vogliamo passare del tempo solo con voi, cuccioline. Sono scioccata da Diana, ma che le prende? Dove sono Simone e Jacquard? Saranno nello spogliatoio. Un attimo, dove state andando? Cerchiamo Simone e Jacquard. Dovevano essere in palestra, ma non ci sono. Anche noi. Sì, stiamo aspettando Diana e Eva in biblioteca, ma non arrivano. Vediamo se sono qui allora. Ma bene, avete scambiato la palestra per un camerino femminile? Ragazze, ma vi stavamo aspettando in biblioteca. Beh, capisco l'amore e tutto quanto, ma vi siete dimenticate di noi così? Ops, stavamo solo parlando. Ragazzi, ci avete fatto ritardare, lo sapevamo, dovevamo andare lì. Infatti. Sì. Simo e Jacquard, non ce le neniamo oggi. Vi frequentate con loro adesso? Forza, non dire baggianate, Romeo. Che c'è, vi impediamo per caso di uscire con qualcuno? Esattamente, bene ragazzi, andate ad allenarvi, perché i giocatori di basket, Romeo e Timothy, vi mangeranno vivi. E noi andremo in biblioteca, d'accordo? Sì, andiamo a leggere il terzo libro. Ma pensate alla nostra offerta, ragazzi, ok? Lo faremo, ma non ora. Come ti ho detto, non mi fa impazzire l'idea. Non venite spesso nel nostro spogliatoio, vero? Sì, come no? Forza, andiamo, ragazzi. Ehi, siete pazzi per caso? Abbiamo allenamento e voi vi fate le tipe? Non essere invidioso, ragazzone. Andiamo, forza. Beh, che volete? Perché ci state guardando in questo modo? Ragazze, spero non l'abbiate dimenticato, vero? I ragazzi sono forti, ma la squadra è al primo posto. Ragazze, ma certo che no, ci ricordiamo tutto quanto. Non vogliamo discutere per i ragazzi. Timothy e Romeo sono single, pensateci su, d'accordo, eh? Ragazze, non voglio avere una storia, ecco. Sì, neanche io, e in effetti, i ragazzi sono un problema enorme. Ok, ok, ora andiamo in biblioteca, sì, Eva. Accidenti, si sono già offese, eh? Sì, non lo so. Tu, cioccolata. Ragazze, ieri sono andata a ballare in discoteca, tutti mi guardavano e addirittura hanno applaudito. Davvero? Ho idea che invece non sia andata così. Ah sì, invece, ve lo posso assicurare, è andata proprio come ho detto. Wow! Beh, se scuoti così le chiappe, ovviamente tutti applaudiranno. Io ho ballato così, così e così. Ehi, Blondie, sto bevendo il mio cocktail, leva coi piedi. E così? Ma che diavolo sta succedendo? Le rane si mettono sempre in mostra, così dice di aver ballato in quella maniera che tutti hanno applaudito. Ma fa rabbrividire! Allora perché non state applaudendo? Guardate come ballo! Senti, Blondie, sei in un bar della scuola, non sulla pista da ballo, è chiaro? Professor Mike, se i piedi vogliono ballare, la testa non pensa, io voglio e ballerò! Calciatrici, 3 pizze per voi, eccole qua. Sì! Con formaggio e pomodorini, per favore. Ma non troppi pomodori, ok? Professor Mike, il pomodoro fa bene, non lo sa? Sì, nella pizza sta benissimo. Che c'è di meglio di una pizza con il pomodoro e il formaggio? Solo la pizza con l'ananas può essere meglio. Che schifo! Non mi piace, è terribile. Ragazze, perché non avete applaudito? Ero così brutta? Ma certo, Blondie, eri terribile. Ti consiglio di scegliere una coreografia, perché il tuo ballo è un po' antiquato. Non so chi ti possa aver applaudito. Tutti quanti! Voi siete solo delle invidiose, non capite niente di danza. Certo, Blondie, capisci tutto quanto tu, naturalmente. Stella, dove sono i nostri ragazzi? Davvero, dovevano già essere qui. Per quanto tempo staremo chiusi qui dentro? Io non voglio andarci. E perché? Stella mi bacia e abbraccia in continuazione e non ce la faccio proprio più. Anche Sophie lo fa, ma io mi metto il gel nei capelli e poi lei si stacca, no?
In ogni caso possiamo aspettare. Esattamente, aspettiamo che se ne vadano e poi ordineremo la pizza. E se iniziassero poi a cercarci? Poi la smetteranno. Ma ora stai in silenzio. Che grande idea! Ma chi c'è lì? Perché ci mettete tanto? Noi dobbiamo fare pipì! Ah, dannazione! Sembra che abbiano bevuto troppo succo di pomodoro. Stai zitto, ok? Quindi non volete uscire, eh? Sembra che qualcuno si stia mettendo un po' troppo trucco su quella pazza. Ehi, aspettate un attimo. Forse qualcuno è rimasto bloccato là dentro. Ora vedremo chi sta in bagno per ore ed ore. Vediamo. Chi si dipinge le labbra per così tanto? Oh! Ci avete spaventate! Perché siete lì dentro da così tanto tempo? Sì, vi stavamo aspettando! Beh, io mi stavo sistemando i capelli con il gel. Sì, molto bene. Ma noi ce ne stavamo andando, vero? Sì, correndo. Ragazzi, ma che diavolo c'è che non va? Ci state mentendo? Perché vi state nascondendo? Venite qui! Allora parlate! Ragazze, ma che vi prende? Che è questo casino? Perché i ragazzi sono così spaventati? Ci stanno ignorando! Cosa? Ma non è vero! Stavo sistemando i miei capelli! Ragazze, ma sono delle persone vere, non sono degli orsacchiotti, non vi pare? Sì, è vero, perché fate così? Li trattate male, non li meritate! Esattamente, perché lo fate? Stupidi, solo perché vi amiamo, no? Poveri ragazzi, si nascondono in bagno dalle rane. Beh, zuppe Zack, che ordinate? Pizza, aiuto! Ah, ho finito, era ora. Diana e Eva, confessate, che diavolo ci state nascondendo? Sì, che sono questi discorsi nello spogliatoio senza di noi? Ho finito. Ragazze, non vi nascondiamo niente, siamo solo una squadra, era solo una conversazione tra fidanzato e fidanzata. Sì, stavamo parlando dei nostri fidanzati. Diana e Eva, non potete mentire. Lo vedo che state nascondendo qualcosa, è ovvio. Sì, se avete dei segreti dovete dirlo semplicemente. Che vi costa? Parlate, no? Eva, diciamoglielo. Bunny, voi e i libri, qualcosa di completamente nuovo. Domani nevicherà. Laila, puoi stare zitta, a noi piace leggere. Non ci piace solo fare le galline. Sì, smettila di fare così. Allora, ragazze, parlate, no? Forza, avanti. Sì, stiamo aspettando. Ragazze, non ora, qui ci sono troppe orecchie. Credetemi, le mie orecchie non ascoltano i vostri stupidissimi segreti. Bene, andiamo al bar e lì ci racconterete tutto quanto. Tanto nessuno ci ascolterà. Ok, andiamo. No, Kev, ho cambiato idea. Non verrò a conoscere i tuoi genitori. Sono troppo timida, è così, è la verità. Purtroppo è così. Ti vergogni di mio padre e mia madre oppure di mio nonno con la sua lattina di coca e del suo cane? Sì, so anche della lattina e del cane, ma vedi, Kev, non credo di essere pronta. Ma non devi essere pronta. Dirò che sei la mia tipa e che ti amo. Che sei la più bella e che sei una cheerleader. Se tutto qui. Va bene, Kev, allora farò una torta come facevo per mio... Niente torta di broccoli, ok? Va bene, Kev, allora farò delle tazze a forma di zebra, le farò con le mie mani, eh? Sì, ottima idea. Capiete, scusate se interrompo l'idillio, ma voglio dirvi che stiamo ancora accettando richieste per l'iscrizione allo yoga. Kev e Zalina, vi offro una lezione di yoga. Mi sembro uno che fa yoga. Non faccio yoga, ma Zalina può venire, non mi dispiace. Kev, voglio stare solo con te. Ok ragazzi, ho capito, vi aggiungo alla lista, domani iniziamo la prima lezione. Ma non sono uno yogher. Kev, fallo per me. Avete scritto tutto ragazzi? Sì. Datemi i quaderni allora. E rispondete alla mia domanda. Volete rimanere perdenti per sempre? No. Ma ecco professor Mike, essere perdenti non è una cosa carina. Ma siete voi che vi considerate dei perdenti? Non siete affatto dei perdenti, siete ragazzi normali come tutti. Professor Mike, non sono una perdente, sono carina. Infatti non esiste il marchio dei perdenti, dovete studiare e fare qualcosa di interessante, avete capito bene? Ma a me piace essere un perdente e non fare niente. Sì, anche a me. Sai, Bruno, non mi va di uscire con un perdente. Se tu fossi un tipo normale lo farei, ma non lo sei, quindi basta. Hai sentito bene? Ora basta. Allora non uscire più con me. Sei una perdente e mi dai del perdente. State zitti, ascoltiamo il professor Mike, d'accordo? Avanti, professore, ci dica. Bene, iniziamo dalle piccole cose. Domani ci sveglieremo alle 6 del mattino e andremo a fare qualcosa di carino e sportivo. No, professore, svegliarsi alle 6 non fa affatto per me. Mi piace dormire. Sono d'accordo. Io non mi sveglierò.
Professore, io sono d'accordo. Andiamo a correre. Davvero ottimo, ragazzi. Diciamo no ai perdenti. Sì, no. Ma no. Sì. Cosa, davvero? Vuoi rimanere in silenzio? Ci posso davvero credere? Vuoi rimanere davvero in silenzio? Chissà quanti segreti tieni all'interno del tuo cuore. Sussurri sempre con le ragazze nei loro camerini. E solo bazzanate. Anche Zakat, adesso che è con Eva, sente tutti i segreti delle tipe. Ma che stai dicendo? Non è affatto vero. Va bene, ragazzi, state calmi, ok? Vi devo dire io una bellissima cosa, però. Che cosa? Mi devo arrabbiare, Simone. Beh, io e Zakat vogliamo andare con le nostre tipe nella città dei divertimenti, tutto qui. Ovviamente senza di voi. Non arrabbiatevi, però. Ah, ora è tutto chiaro. Ma non vi preoccupate, perché non ci interessa. Certo, come no. Perciò non volevo dirvelo. Simo, i rapporti con le tipe vanno bene. Ma l'amicizia e la squadra sono al primo posto, lo sai. Sei la persona giusta per dire ciò. Andate pure nella città del divertimento e senza di noi. Siete davvero dei buoni amici. Diamine, va bene, venite con noi. Ma che farete lì? Pensate ci annoieremmo? Non succederà nella città del divertimento. Io e Romeo andremo nella camera degli orrori. Certo, camera degli orrori, ma non fatevi la cacca addosso. Sei tu la femminuccia. Io non ho paura di niente. Allora, ragazzi, pace. Allontana quel mignolino. E va bene. E va bene, verrete con noi. Ma se vi comporterete male, ci trasferiremo in un'altra casa, è chiaro? In un'altra casa? Sì, un'altra casa. Allora non vi dispiace se invitiamo Nat e magari anche Maya. Ma io ho una cotta per Diana, lo capisci oppure no? Dimentica Diana. Hai capito bene? Ma certo, fratello. Tu stai uscendo con Diana, ma io la sposerò, è chiaro. Basta, questo tizio non andrà da nessuna parte, ok? Ciao Bunny, ecco la vostra cioccolata. Avete un bel aspetto oggi. Grazie, pizza. Anche tu sei molto carina. Oh, ragazze, forza, diteci su. Sì, grazie, ragazze. È un complimento carino. Bene, ragazzi, ascoltate, ma per favore non arrabbiatevi. Ecco, i nostri ragazzi ci hanno chiesto se vogliamo andare nella città dei sogni. Anche noi, ti prego. Ragazze, non sappiamo come fare. Sì, loro non vogliono. Vogliono fare una cosa di coca. Cosa? Senza di noi? Perché non possiamo venire? Che abbiamo? Che non va? Siamo vostre amiche. Ok, ragazze, rilassatevi. Vi porteremo con noi, ok? Sì, l'importante è che Simone e Zakat non lo sappiano. E troveremo una soluzione. Io ho capito. Prima una casa separata, poi una città diversa. E poi anche una squadra diversa. Ragazze, vogliamo solo passare un po' di tempo con i nostri fidanzati, tutto qui. Sì, di solito è così. Ho capito, ma noi che possiamo fare? Non possiamo proprio venire. Possiamo portare Timothy e Romeo. Possiamo passare del tempo con loro, che ne dite? Ah, ci proveremo. Per ora dovremo dirlo a Simone e a Zakat. Oh, molto divertente. Vogliono andare al Luna Park, ragazze. Blondie, davvero hanno detto questo? Sì, certo che l'hanno detto e come, ho sentito con le mie orecchie. E noi non ci andiamo al Luna Park? Ma certo che ci andiamo. Dove vanno le bagne andiamo noi e porteremo anche i ragazzi. Cosa, Blondie? Non mi va di andare con i ragazzi. Andremo nella camera degli orrori. Ci spaventerete voi, ragazze? Sentite, sì, vi spaventeremo e come. Compreremo dei piccoli scarafaggi di gomma e li metterò nei vostri cereali. Molto divertente, non credete? Scherzi, spero. Quindi, ragazze, se venite con noi dovrete andare a casa mia e scegliere gli abiti che porterete, d'accordo? Oh sì, quanti abiti porteremo? Almeno 10 a testa? O 20? Ci cambieremo 5 volte al giorno. Oh sì, Maya, prendiamone 40. E quante volte al giorno dovremo cambiarci, però, eh? Qualcuno vuole gareggiare con noi? Ragazze, dobbiamo parlare davvero seriamente. Forza, racconta le novità, Simo. Ok, ragazzi, va bene, parliamo. Sì, abbiamo anche noi una notizia per voi. Prima raccontiamo le nostre, però. Dovreste lasciare un po' di spazio alle ragazze, ma va bene, parlate. Non siamo riusciti a nascondere ai ragazzi la questione della città del divertimento. E quindi loro verranno con noi. Esattamente. Meno male. Siamo d'accordo. Sì, anche loro volevano venire, così è tutto perfetto. E ci divertiremo insieme. Sì, verremo anche noi. Voi dormirete sui balconi, mentre noi nei letti. Che cosa? Ragazze, la jacuzzi è nostra per tutto il giorno. Ok, ma noi faremo per prima il massaggio, però. Prepariamo le valigie, raga. Abbiamo comprato i biglietti per domenica. Quindi passeremo la giornata a divertirci. Che bello, voglio andare al Luna Park. Sì. Ragazzi, preparate le vostre cose, si parte. Sì. Il Luna Park ci aspetta. Sì. Non vedo l'ora di andare nella casa degli orrori. Io non avrò paura per niente e ti abbraccerò forte. Un attimo, avete sentito? Sì. Le rane vengono al Luna Park con noi, E non da sole, con i loro scagnazzi. Che divertimento. Non vedo l'ora di incontrarli in quella camera. Ho sentito che andate nella città del divertimento. Mio padre può
accompagnarci tutti in autobus. Ci andiamo anche noi, sapete? Che cosa? Accidenti, ma la scuola è piena di spie o cosa? Oh, verrò anch'io a divertirmi. Io andrò nella camera degli orrori. Va bene, ragazzi, ma ognuno andrà per conto suo e nessuno disturberà gli altri. Siamo pronte? Andiamo! Andiamo con voi, ragazzi. Va bene. E voi mettete un like, iscrivetevi, cliccate sulla campanella e aspettate i nuovi episodi. Noi ci vedremo presto, d'accordo? Ciao! Ma mi raccomando, niente patatine croccantose sull'autobus. Non pulirà nessuno dopo di noi. Anch'io voglio andare a Luna Park, adoro la casa degli orrori.